situazione finanziaria di questo comune, dell'ente comune di Scandale. Poi in seguito darò la parola a qualcuno, soprattutto all'assessore al bilancio, dottor Pivieri, che darà qualcosa nello specifico, entrerà più nello specifico. Allora, noi dobbiamo dire che il primo anno di questa amministrazione è stato veramente un anno pesante, se vogliamo usare questo termine, perché comunque è un anno che c'è una forte crisi a livello nazionale, la crisi economica occupa tutto il paese, una crisi mondiale, però dalle nostre parti, soprattutto in Calabria, e nel Crotonese ne soffriamo ancora di più. E il comune di Scandale quindi non di meno, quindi abbiamo avuto diversi problemi, sia quindi di natura finanziaria, quindi di natura economica e soprattutto anche a livello di personale di questo ente. Come sapete, noi siamo stati per circa 6 o 7 mesi senza l'ufficio finanziario, e quindi questo qui per un comune è grave, perché è uno degli uffici più importanti. Siamo stati senza un geometra, il geometra noce è andato in pensione appena ci siamo insediati, e quindi non abbiamo avuto neanche la possibilità di assumere a tempo pieno un ingegnere oppure a part time, diciamo, per via del patto di stabilità. Sapete che il patto di stabilità quindi ci obbliga ad attenerci quindi a determinati parametri, però tutto questo quindi crea dei disagi all'interno dell'ente, perché comunque la macchina lavora un po' di meno, ma è una cosa normale. Tuttavia questa amministrazione ha pensato di risolvere il problema. Quindi l'ufficio finanziario, sapete, con la morte di Cesare siamo rimasti bloccati, ci siamo rivolti, io mi sono rivolto personalmente alla prefettura per la grave situazione, però purtroppo siamo rimasti un pochettino da soli. Ci siamo affidati, come suol dire, alla Divina Provvidenza, e in questo caso ci siamo affidati a una persona che è il ragioniere Diano, che è venuto qui di notte, nei giorni festivi, nei giorni di domenica, e ci ha dato una mano. Quindi io devo ringraziare pubblicamente il ragioniere Diano per quello che ha fatto. Se non avessimo avuto forse il ragioniere Diano, noi non saremmo qui a parlare a leggere questo consiglio. Ma lui va in merito principale, perché si è rimboccato le maniche, e noi nel mese di giugno, il 13 giugno, abbiamo fatto una convenzione col comune di Belvedere Spinello affinché il ragioniere Diano lavorasse qui in questo comune. Chiaramente ha messo a posto la situazione, perché chiaramente dopo 6 mesi, che soprattutto da fine anno, all'inizio d'anno, c'erano delle gravi problematiche, i bilanci, eccetera, lui comunque è riuscito a prendere in mano la cosa. Quindi è piacere che ci ha fatto, quindi a noi come amministrazione, ma soprattutto noi dobbiamo essere grati come comunità di Scandale. E colgo l'occasione, perché comunque tutti i dipendenti hanno dato il loro contributo di fronte a una situazione così, e ringrazio loro, ringrazio quindi l'amministrazione stessa, e ringrazio la segretaria che in questi momenti particolari ci ha veramente aiutato. Abbiamo avviato comunque un concorso per quanto riguarda l'assunzione di una persona part time, per quanto riguarda l'ufficio tecnico. Non possiamo stare con l'ufficio tecnico guidato da una sola persona, che giustamente una sola non ce la può fare. E siccome progetti ne dobbiamo avviare, eccetera, quindi è necessario che anche questo posto part time venga occupato. Quindi anche da questo punto di vista ci siamo organizzati per quanto riguarda il comune. Poi gli altri problemi non posso neanche dirlo, perché sono comunque problemi generici, quindi che è dovuto alla situazione finanziaria non solo comunale, ma parlo anche della crisi che ci tocca tutti i giorni. Questo qui, la macchina del comune comunque lavora a fatica, qui c'è tanta gente che ha bisogno in questo paese, c'è gente che ha perso il lavoro, c'è gente che non c'è un tozzo di pane, c'è gente che comunque non riesce ad andare avanti, c'è gente che viene dalla Germania, viene dai paesi del nord Italia e ritorna qui a Scandale, senza un futuro. Allora questo qui è il dramma principale di questo paese, questo qui è il dramma che noi dobbiamo farci carico, e perciò stiamo mettendo da parte tante cose per venire incontro a queste situazioni drammatiche.
Perché il problema è questo, nel momento in cui si vive una situazione del genere, non si riesce a lavorare con armonia, certo, se tutte le cose vanno bene, ci sono i soldi, si lavora con gioia, ma così si lavora con il peso anche delle persone che tutti i giorni vengono a chiedere a un comune che purtroppo, ahimè, non ha la possibilità di comprare neanche un sacchetto di cemento. Quindi questa qui è pure stata. Ma poi entriamo poi nello specifico, e quindi vi chiedo di avere un po' di pazienza, perché comunque è un anno e quindi è un consuntivo, e quindi le cose ce le dobbiamo dire, quindi è passato un po' di tempo, è necessario che si fa una mezza camminata. Quindi dopo che ho detto questo, per quanto riguarda la situazione del comune, cioè, io vorrei dire delle cose che più o meno abbiamo fatto, perché noi ci siamo insediati, non c'era proprio liquidità finanziaria. E la prima cosa che noi volevamo fare è quella di risolvere i problemi della gente, delle aziende che comunque hanno fatto dei lavori per il comune di Scandale. E allora abbiamo cercato di ottenere la liquidità. Erano 3 anni che erano arrivata la royalty, la tubo gas, l'ultima, di 620.000 euro. Abbiamo fatto in modo che arrivasse, e con questa abbiamo comunque pagato tutte le ditte che avevano dei problemi per quanto riguarda l'incasso. Poi abbiamo avviato alcuni progetti, chiaramente i progetti quando si avviano non è che poi per forza il finanziamento te lo trovo dietro la porta, è assurdo. Tuttavia abbiamo avviato un progetto per quanto riguarda alcune opere di messa in sicurezza che sono intorno ai 600.000 euro, speriamo che vai in porto, per alcune zone famose, quindi del paese. Oppure per esempio abbiamo fatto anche opere, cioè di recupero di alcuni progetti che purtroppo nel passato non sono stati realizzati, sarà stato un po' per la caduta dell'amministrazione, per il commissariamento, comunque abbiamo recuperato qualcosa, tipo la messa in sicurezza delle scuole elementari, un muro che dovrà essere realizzato, probabilmente questo riusciamo a recuperare questa cifra che sono intorno agli 86.000 euro. Poi abbiamo 100.000 euro con una promessa di finanziamento, chiaramente abbiamo una lettera della Regione Calabria per mettere a posto tutta la situazione delle strade, quella soprattutto interpoderale, perché sapete il problema anche nostro, anche e soprattutto il nostro paese, è il problema del dissesto idrogeologico che comunque ci sta creando problemi seri. Con la situazione economica che ci troviamo, le alluvioni ci hanno creato tanti danni. Infatti ci siamo trovati pure con qualche debito fuori bilancio, perché comunque non l'abbiamo registrato, perché è morto Cesare, le strade dovevano essere liberate, eccetera, quindi qualche cosa è stata fatta così, ma non abbiamo speso comunque, perché l'abbiamo fatto con le nostre forze, l'abbiamo fatto con gli operai forestali, l'abbiamo fatto così, parsimoniosa. Quindi però è necessario che alcune spese vanno fatte per il bene di tutti, per il bene soprattutto di chi viaggia sulle strade, di chi va tutte le mattine a Crotone, quindi è necessario liberare la strada della Collana Pollarica, perché comunque la strada provinciale non c'è. Se quella lì, ci vogliono delle opere che comunque la provincia, forse se la farà in seguito, ormai non lo so più, però sarà difficile che si realizzino. Quindi noi siamo stati costretti, con tutte le nostre forze, ad aggiustare la strada della Pollarica fino a ieri, anche la bitumazione che ce l'hanno regalata, e quindi andiamo avanti così. Poi abbiamo recuperato anche 470.000 euro, quella del progetto delle scuole di via Gramsci. Questo qui noi abbiamo fatto un ricorso al TAR, comunque l'abbiamo già dibattuto, ne abbiamo già parlato, è uscito pure sul sito dello Stato, sono 470.000 euro e ci ha dato anche la possibilità di recuperare le parcelle. E comunque pure che sono state anticipate qualcosa, comunque questa qui sarà recuperata con il progetto. Inoltre ci sono 250.000 euro di scavi archeologici, questi qui sono già finanziati, e poi quasi 400.000 euro per la realizzazione del centro polifunzionale di Alex Carbonatelis. Altre 105.000 euro le abbiamo recuperate con le case accessibili, perché c'erano dei problemi e ancora tuttora ci sono dei problemi, tuttavia i lavori sono stati fatti e penso che la Regione Calabria quanto prima può concedere il contributo. Un lavoro grande l'abbiamo fatto per quanto riguarda l'ambiente,
perché comunque fa parte del nostro programma, sapete la situazione ambientale, quella che è, ma anche il nostro paese, pur avendo un paese pulito, tutto sommato, noi possiamo dire che sembra un paese sporco, però facciamo i salti mortali per tenerlo pulito, perché pulito non si intende solo la via nazionale, ma soprattutto andare a verificare le zone dove si creano immondizzai, dove si butta di tutto, materiale cancerogeno, eccetera. Queste qui le abbiamo verificate. E non è un'opera di niente, perché una discarica in paese non ci può stare, per tanti motivi, questione ambientale, questione legale, eccetera. E ho ritenuto opportuno bonificare quella discarica sotto Condoleo. Mi stavo prendendo una denuncia presso la procura e poi ho presentato quella che si era fatta attraverso la salvaguardia ambientale, quindi poi mi hanno fatto l'elogio perché forse è l'unico paese che in questi momenti sta bonificando le discariche. Risulta che c'è qualche paese che bonifica delle discariche, noi l'abbiamo fatto. E non solo questo, da tempo c'era in località Faraone, nella zona del Bosco Mancoferrato, era pieno di Eternit, nessuno è riuscito a togliere questo Eternit, non riuscivamo neanche noi, vi ricordate? Perché non abbiamo i soldi, perché smaltire l'Eternit ci vuole 10-12 anni. Tuttavia abbiamo visto che il territorio era parte dell'ARSA e quindi abbiamo affidato questo compito tramite una lettera e l'ARSA ha provveduto subito, il Bosco Mancoferrato adesso è pulito. Non vi sembrano niente queste? Queste qui sono delle grandi opere, perché di fronte alla situazione così, dove la gente muore di tumore, questo dobbiamo pure vedere, soprattutto in questo paese, noi dobbiamo fare queste opere che sono essenziali. E quindi noi dobbiamo lavorare e chiedere il contributo di tutta la comunità affinché noi possiamo operare in questa direzione. Non parliamo poi per quanto riguarda le altre cose a livello ambientale, chiudo la partita perché ci sono altre cose che dobbiamo fare, ma sempre per questione di denaro non riusciamo ad andare avanti. Tuttavia alcuni progetti lo sto presentando alla Regione Calabria perché c'è una legge, ma mi rispondono no. Ma insisto, cominciamo a uscire con gli articoli e facciamo le battaglie, perché non può stare una casa in mezzo al paese magari che c'ha delle Eternit e non possiamo bonificarla sempre con la solda scusa che non ci sono i soldi. Chiaramente questo qui ha un prezzo anche per le manifestazioni culturali, cioè se io spendo 10.000 euro per le manifestazioni culturali non posso togliere l'Eternit che si trova lì. Noi dobbiamo fare una scelta: o togliamo l'Eternit che cancerogeno, oppure facciamo l'estate scandalese. Secondo me è difficile, ma non abbiamo soldi né per uno né per altro. Poi questo qui lo vediamo. E siccome c'è in discussione in questi giorni in paese, quindi voglio un pochettino solo chiarire qualche cosa. Certo, le associazioni dovremmo fare in modo di non soffocarle, perché ci sono nati queste associazioni dovrebbero aiutare. Se possibile, aiutiamo anche questa associazione. Non so come, vediamo. Detto questo, poi vorrei parlare anche della frazione Corazza, perché comunque l'alluvione colpisce soprattutto la frazione Corazza. Quando piove lì la gente non può uscire, e questo qui è un dramma. Io me ne sono accorto perché sono andato lì con la macchina del vigile, ogni volta che pioveva c'era gente che non riusciva a andare. Abbiamo fatto dei lavori, i lavori li abbiamo fatti attraverso la provincia, e comunque ho pregato a tutti affinché venisse la provincia, e alcuni lavori per pulitura di fosse eccetera sono stati fatti, e durante l'inverno diciamo che si è fatto qualcosa, ma noi come amministrazione abbiamo pensato pure di fare qualche prevenzione, cioè salvare alcuni fossi perché sono completamente coperti, e non è possibile che nella zona dell'arrivo del Neto, dove ci sono degli abitanti, lì i fossi sono coperti e nessuno aziona qualcosa. Cioè se non l'aziona lo Stato, non l'aziona le province, dobbiamo farlo noi, andiamo lì con la zappa, non so dire che si chiama, però